Facciamo una cosa. Mi sentite tutti? Sì. Anche in fondo? In galleria? O se Menzaro mi sente? A posto. Io esco da qui, mi fate l'applauso. Pronti? Uno, due, tre. Via! Buonasera! Ah, che bello! Avevo un impianto, potessimo dire, a Wembley. E invece siamo a Sclavani Bagni. Come state? Ah, che meraviglia, che bello, un salotto. Devo essere sincero, io giro in lungo e largo tutta la Sicilia, però quando arrivo in posti come questi, c'è un salottino, c'è un bar, c'è tutto. C'è la signora Maria, si assettò, si portò la seggia a casa, è assettata dalle 7:15, e secondo me chiude pure Ida quando venite, quando ve ne andate l'una era sistemata, chiude tutto lei. Allora, intanto, come giustamente ricordavano i ragazzi, facciamo un grande applauso a chi sta lavorando e soprattutto a tutto il comitato festeggiamenti, alla festa di questo bellissimo paese, all'amministrazione e anche al sindaco che è in giro, l'ho visto in borghese, una persona molto simpatica. Facciamo un applauso a voi che siete usciti da casa! Avete spento il televisore e siete usciti da casa, che bello, eh? Proprio a sfruttarsi il televisore c'era Barbara D'Urso stasera, qui c'era. A chi se ne l'ha ammazzato nudo? Dico, ce n'è tante tragedie, cose brutte, a chi se nudo la può ammazzare? Proprio non mi cala, chissà, proprio non mi cala. Vabbè, dietro che state facendo? Ti smonti dopo. Allora, intanto volevo farvi una bella domanda, come state? Di assutto a morire tutti? Come state? Ecco, tutti proprio gentili. No, questa domanda in Sicilia a volte non si può fare. Questa domanda in Sicilia a volte non si può fare perché puntualmente tu dici a uno come stai e chi dice no, però non mi viene niente, c'è mia cognata, c'è mia cucina, c'è mia sogra, c'è mio compare, c'è... che tu dici ma che fu fuori a domandare il cielo? Io una domanda fece, a cos'è, non è che mi serviva avere la risposta, no, io ci sto, come siamo, insomma, a cos'è, no, perché c'è me cucino, c'è sempre qualcuno che sta peggio, sempre, c'è sempre qualcuno che ha più camurria, ha più problemi, a volte mi chiedono come stai, io ci dico, mi fa male il suo braccio, C'è mio cognato mischino che con matti ci fanno male tutte e due, un po' fare manca così, niente, ormai l'età. A volte mi chiedono come stai? Io ci dico, fa mai sul ginocchio, C'è mia soggira mischina, un po' camminare, ci fanno male tutte e due ginocchia mischina, sempre. A volte mi dicono come stai? Io ci dico, benissimo, L'ultimo che disse a così. Voi come state? Qualcuno dice, non ci diciamo niente a chi? Allora, per alzata di mano, molto semplice perché io lo chiedo sempre per capire chi c'è in piazza davanti a me, per alzata di mano molto facile, quanti uomini? Per alzata di mano uomini? Ci state pensando? No, siccome ancora vi tagliavo, prima vedremo che fanno l'altro, poi ce l'hai su questa. Va bene, donne, donne! Eccole, qualcuna con due mani. Io! Va bene. Quanti di voi sono sposati? Per alzare di mano sposati? Qualcuno l'ha alzata tipo ormai la minchiata la fici, che fa? Più contenti, per favore, eh? Fidanzati? Per alzare di mano fidanzati? Uno la so, ma zitera, no, non lo so, domani non la so. Va bene, singles vuol dire schietti, schietti. Come si dice a Scafani schietti? Ah, un senso. Schietti? Schietteranne? Schiettarraggiati? C'è un vigile, secondo me, appartiene a questa razza, forse, che ride. L'altro italiano è ririno, quindi... Arraggiate, come si spiega uno di Milano arraggiate? Come ci spiega? Lei sei giorno a trovò?
Pischino solo a dita a mi sta parendo piatoso. Ci una sedia a suo cristiano. Vabbè, c'è stato così tanto a longa lei ancora. Come si spiega uno di Milano a Raggiati? Come ci spiega? Io l'altra volta ero fuori, ci sta Raggiati, uno ai soldi, allora Raggiati vuol dire che ormai lo chiamano l'uomo ragno. No, perché è veloce, ma perché ormai c'aveva i felini e quindi... Va bene, va bene. Allora, parlo con quelli sposati che sono in maggioranza, sempre per alzata di mano, No, questa volta voglio sentirlo dire. A quelli sposati, chi comanda in casa, l'uomo o la donna? La donna. C'era uno che mi tagliava e faceva... No, la donna, Ida. Mischino, va. È così, ormai comanda la donna, lo sappiamo ormai da tempo, comanda la donna. Addirittura l'altra sera ho fatto un gioco e ho detto allora tutti gli uomini sposati che comandano a casa si alzino e si mettano da questa parte. Quelli che non comandano si alzino e si mettano da questa parte. Si susero tutte e si misero casciolato dove non comandano, arrivò solo un cristiano ricca. Ci facciamo l'applauso, complimenti, lei è l'unico marito che comanda a casa. Ci manco io. E certo, se mi si ricca, ma che ne sa, ci morisse mia moglie a me. Mi dai un pochettino di spia, per favore. Fate un applauso ai mariti che sono disperati. Ci vuole pazienza, ci vuole troppa pazienza. Che poi anche lì, quando uno ha problemi con la moglie, puntualmente spunta l'amico e ci fa: ma tu trovate l'amante. Ma se già hai problemi con mia moglie, tu fatti l'amante. Quanti di voi sono qui con l'amante? Per alzati. Sei nudo? In cosa scava ne si sanno? Ah, domani vigili, io tutto in sapa. Io c'ho un verbale laggio e ci contano tutte cose. Ma questo che sa? No, allora, in realtà c'è sempre l'amico che dice tu fatti l'amante che è me, mi dai un pochettino di spia, fatti l'amante, ma se già hai problemi con mia moglie, fatti l'amante, ma perché? Vuoi mettere fare l'amore con l'amante e fare l'amore con tua moglie? Ah sì, sì, con l'amante è differente, con l'amante di... l'amante si scatena, l'amante chi da si sazza i vestiti, si acchiappa un lampadario, ah, i voce, la signora che faccia, che successe? No, c'ave l'amante, ah, i voce, fai l'amore con tua moglie, tua moglie è curcata con sé che taglio il tetto. C'ha a dare una mano nel ducotone da sciutente. L'umidità ne sta mangiando vivi. Ma sono cose che si dice, non sono. Già con marito che è confuso, non sa che va a fare. Già con marito che aspetta, mettiamola così. No, mettiamola così, aspetta, no, mettiamola. Aspetta, no, mettiti tipo a pelle di orso. Stinnicchiate. No, girati, girati, girati. No, mi giro io, mi giro io, mi giro io. E no, se mi giro io non potremmo fare niente, no, no, no. Un marito è confuso, poi magari c'è la moglie che è da casalinga, che è proprio di casa, che la moglie è misa con sé. Una cosa veloce che gira a lavare i piatti ancora. C'è una signora che si sta sentendo male, credo. Vabbè, fatemi un applauso, voi stessi. Allora, dicevo, la convivenza è complicata, la convivenza a casa, io lo so, è difficile, pure comandante lo sa, perché aveva problemi. Nel senso che la convivenza, io l'ho capito quest'estate, la scorsa settimana ero in spiaggia, accanto a me c'era un ombrellone con due signore che parlavano tra di loro e una ci diceva all'altra, guarda tuo marito, sta parlando con una bionda, non ti preoccupi, taglia tuo marito, sta parlando con una bionda, non ti preoccupi, taglialo, con una bionda. La signora si alza, taglia marito, ma io non è che mi preoccupo perché sta parlando con la bionda, io volessi capire quanto tempo può stare con la panza tutta sucata. (Ride)
Perché il marito d'estate si succa. È vero o no? Un marito si mette vicino al mare, bello succato, e puntualmente arriva la moglie e ci fa gioia. È inutile che ti succhi davanti perché allarghi di lato. Lascia perdere. È così, la convivenza è complicatissima. Amici miei sposati da 20 anni, da 20 anni, mi hanno tutto a registrare lo spettacolo. Tagliatillo, sogno cai, vivo sogno. Chiuilo. Dicevo, amici miei sposati da 20 anni, lui mi ha raccontato, lui, che la sera dopo la cena, 20 anni di matrimonio, con la moglie hanno fatto una cena, di notte, verso le 3 di notte, lui si alza dal letto, va passeando nel corridoio, chiancendo. La moglie era appresso, che c'è, che hai? Oggi facevo 20 anni di matrimonio. E perché chianci, che c'è? Ti ricordi 20 anni fa? Tuo padre mi disse, o ti marita a me figlio o ti mando in galera. E tu perché chianci? Ho già avessi nisciuto io. Questa cosa mi fa commuovere. Quanti anni che siete maritati, padre? 41? Ai suravi che avessi nisciuto tu. Allora, in realtà i rapporti sono difficili, noi lo sappiamo, lo capiamo, ma io vorrei dire a tutte le donne qui presenti questa sera, donne! No, la rotina un po' ti posteggiare se mio. Donne! Come mai all'inizio del matrimonio, quando siete appena sposine, le donne, soprattutto le donne, all'inizio, quando vanno a dormire, si vanno a curcano col baby doll, la camicia da notte tutta carina, trasparente, di pizza, di merletto, tutta sistemata. La donna all'inizio del matrimonio si va a curca tipo prima di fare una sfilata, una cosa, all'inizio del matrimonio. Dopodiché, dopo qualche settimana, spunta il suo pigiamone di flanella, di pile, sigillato fino a ca, modello tutare meccanico, con marito pensa, ma chissà Pepe come la va a fare? Sigillata, tutta sconzata, tutta malacominata, che taglia un marito e ci fa, tu non mi guardi più, ma t'ha tagliato tu? L'ha visto come si è comenata? Eh? Anche la donna può dire, sì è vero, ma perché mio marito come si va a colca? Ha ragione. Perché ci sono dei mariti veramente, sono 3 categorie. Sono i mariti che vanno a dormire completamente nudi. Quanti di voi vanno a dormire nudi, mariti? Sì, vabbè. Tu non ne parliamo perché già mattina hai la cervicale, hai la casciatica, mi fa male, pigliavo freddo. Poi ci sono i mariti che vanno a dormire col pigiamino a righe modello ricoverato. Si pigiama non si capisce, quando lo compri è bellissimo, appena su mette tuo marito pare che è ricoverato, cammina casa a casa così, ci manco porta flebbo, poi è preciso. Poi ci sono i mariti che vanno a dormire con la maglia di lana, quasette di lana, cappello di lana, mutande di lana, ricoveralo perché avete problemi, giustamente. Ma poi anche sull'intimo la donna è avanti, le ragazze, soprattutto anche le più giovani, insomma, sono avanti. Le ragazze sull'intimo c'hanno la mutandina, lo slip, il tanga, il perizoma, la culotte, chi du brasiliano, chi du cubano. Nel cassetto dell'intimo di una donna capace che ci sono 4-5 mila euro, nel cassetto dell'intimo di un uomo capace ci sono 4-5 euro. Perché il tuo marito che tu dici para 1000 lire era preciso. Il marito con 50 euro torna a casa con una pedana di mutande, sacche di mutande. È così, ma perché ormai il marito non ci va neanche più a comprare le mutande, qui ci va la moglie, giusto? È la moglie che accatta. Ci sono 3 categorie. C'è la moglie, quella un po' classica, all'antica, che al marito ci accatta la mutanda chita bianca antica, modello dopoguerra. A moglie non si ricorda manca la misura, ci fa mirassi una 48, un marito piglia una 54, e tu mi dissi, marito, quei mutanni qua, che vanno camminando casa a casa, ma ci mutanni hai messo?
Sì, surscitti, tu tira, tira, ma che tiro, surscitti? Si fermò lo sangue. Poi c'è la donna quella un po' più moderna, che al proprio marito compra il boxer, quello di cotone, modello tenda di soggiorno, che copre, non contiene, copre, e lascia una certa libertà. Troppa libertà. Tant'è che ogni tanto vira che il marito che si ferma... Ma chi sta facendo? Se no, sposto ora perché poi incaglia e mi ha detto è brutto. Poi ci sono le donne, quelle più moderne, che al proprio marito comprano il boxer, quello elasticizzato, quello misto licra, misto fibra, misto Eternit, non so chi ci mettono, che al centro c'ha una nicchia. C'è una cappelluzza, ecco, c'è una cappelluzza così, e ci va a misa la statua, va a misa, va bene? Non ci vanno i chiavi, i portafogli, no, ci va la statua, va bene? Qualcuno di una certa età ci addume una lumina sutta per essere, per ricordare momenti, no? Qualcuno ci mette pure i ciuri, vedi? Il problema non sui ciuri è un vaso con l'acqua che fa un bacio. Però chi se, bisogna stare attenti a come si mettono, perché se li metti troppo veloci, poi vedi che mi camminando un po' così. Dice, ma che fici? No, mi misi veloce, è stato arresto incagliata. È brutto. Ritornando alla donna di prima, c'ha visto pigiamone di flanella, crema panotti, zucchine in tallocchi, spinaci nei capelli, un minestrone su tacciti, e tutta la combinata che taglia il marito. Tu non mi guardi più, ma t'ha tagliato? Eri un fiore. E ora arresto arresta. Ma la donna è superiore, qua deve partire un applauso per le donne, la donna è superiore, è vero o no? Donne, fate sentire un urlo, è vero o no? Quattro a rispondere. La donna è superiore, io l'ho capito in molte cose, per esempio quando la donna, che ne so, se l'uomo esce per fare la spesa, ne esce con 50 euro, torna a casa con un chilo di frutta e un pisci. Fittuso. La donna esce con 50 euro, torna a casa, va a grabare un balcone perché c'è un camion che va a trasero una pedana di materiale perché si accattò mezzo supermercato. L'uomo, se la donna gli dice la lavatrice è pronta, devi premere solo il suo pulsante K. Un marito si scorda, può venire davanti alla lavatrice, aspetta, qual era? Forse era chisso, no, forse era chisso qua, no, chisso qua, no, chisso qua. Un marito l'ammacca tutte, a un certo punto la lavatrice si rape, lavatilla a mano, va a fanculo, via, levati. Ne capisci niente. Ma io ho capito che la donna è superiore quando il marito è curcato con la freva 37,1. Un marito con la febbre a 37,1 è messo tipo no, divano per morto, aiutate, chiamate i parenti, non mi sento buono, sei un moreno, 37,1, che pure un termometro c'è scritto, ma non te ne pare vergogna, 37,1, la donna che con 40 di febbre organizza il cambio stagione, rapiamo tutte cose, rape, pulizie, e se arriva a 41, traslochiamo, via, fottiamo ninna, la donna è troppo avanti. Ma io vorrei anche dire, questa piazza questa sera ci tengo anche a dire, ci sono molti giovani, ci tengo a dire anche una cosa, giovani, per divertirsi il sabato sera non è necessario ubriacarsi, va bene? Non serve a un cavolo. Io capisco una birra, due, un cocktail, poi basta, cioè non c'è motivo, per divertirsi servono gli amici giusti, una chitarra, quello che è, divertitevi in altri modi, ma perché io vedo certe situazioni, l'altra sera c'era un picciottero, un ragazzo che era completamente ubriaco, che camminava con un piede sul marciapiede e uno sotto, e faceva, allora va a picchio la macchina e mi vai a curco, va a picchio la macchina, e l'amico suo, sei ubriaco? No, c'è una picchiata la macchina, sei ubriaco, sicuro? Sì, sei ubriaco, me lo puoi giurare? Sì, ubriaco. Meno male, mi pareva che era zoppo io. Arrivano proprio che si sfasciano. L'inverno scorso c'era uno tutto ubriaco appoggiato a un palo fuori dal teatro, che si aveva ubriacato, aveva vomitato pure la pasquetta dell'anno scorso.
In terra c'erano cotolette, lasagne, di tutto. C'era pure un cane che si era avvicinato e io darei in terra e faccio più un minuto. La cotoletta me la ricordo, la lasagna pure, ma il suo cane quando mo mangiavo io. Non c'è motivo, non c'è bisogno. Io dico sempre, guardiamo gli anziani, osserviamo gli anziani. Gli anziani hanno veramente tante cose da insegnarci. Io poi mi diverto con gli anziani. Io l'altro giorno ero con due anziani che parlavano tra di loro e uno ci diceva all'altro: compare, ma tu sessualmente come sei messo? Ma io, sessualmente, un piccerino, compare. Ah, sì, sì, sì. Un piccerino, buono, se, un piccerino, se. Di cacchianare su un anziano, ma di cascinare un piccerino, buono, se. Un piccerino, se. Mi cago e mi piscio la mattina alla sera, senza capire manco perché. Gli anziani, bisogna avere pazienza, ma sono di una simpatia. Io dico sempre, andiamo a guardare, andiamo a trovare il nostro zio, il nostro nonno. Io mi ricordo quando andavo io a trovare mio nonno, e gli dicevo: nonno, raccontami di quando sei andato in Africa e hai visto il leone. E mio nonno mi faceva: a un certo punto, da dietro un albero spunta un leone e mi fa wah! E mi cacavo di sopra. Ci se nonno con il leone davanti, forse pure io, ma dice: no, no, mi cacavo ora mentre faceva wow! Facciamo un applauso agli anziani, questo per gli anziani, perché sono sempre meravigliosi. Quindi a questo punto c'è sempre in ogni paese, non so a Sclafani, ma dalle mie parti in ogni paese, un ragazzo, di quei ragazzi che conoscono tutto il paese, no? Qualcuno lo prende in giro perché magari lo considerano un poco così, però dalle mie parti c'era uno che si chiamava Enricuccio ed è un ragazzo buono buono, bravo bravo. Ora io mi giro, divento Enricuccio e ritorno. Fate un applauso, pronti, via! Benissimo, tutte. Un altro applauso più forte. Ecco qua. Buonasera. Io mi chiamo Enricuccio. Bene. Che mi trattano sempre tutti male. Bene. Stamattina una signora di 80 anni mi fa, dice: mi aiuta a attraversare la strada. Ci se mio 80 anni ancora non ti ha insegnato. Ma mi piglia per fissa. Mi pigliano tutti in giro. Pure mia mamma l'altro giorno mi ha detto, dice: vai dal macellaio, prendi il pollo, ma deve essere pollo italiano. Io ci sono andato e ci disse: mi scusi, questo pollo italiano? Dice: boh, ancora non ha parlato, non lo sapevo. Ma che è scimonito? Poi ci disse: io mi dà pure mezzo chilo di tritato. Dice: vuoi carne di prima? Perché chi da di ora ma può dare che è meglio. Ma è scimonito? Pure a Palermo l'altro giorno dovevo prendere l'autobus, alla fermata c'era uno, ci ho detto: mi scusi, passa da qua il 28, chi non pigliò l'agenda? No, 28 hai che fare, non posso passare. Ma che me ne fotte a me? Ma è scimonito? Oh, è scimonito tutti, io li trovo. Poi è arrivato l'autobus, si è fermato e io all'autista ci riuscivo: autista vai, parte, autista vai, parte, parte, autista veloce, vai, parte, parte. Chi non mi italiano mi fa: un momento, che hai premura? Ci se no, c'hai un pene sotto la ruota, se ti levi per piacere. Hai scivolino. Pure a scuola la maestra mi tratta sempre male. L'altra volta la maestra mi fa, dice: vieni interrogato. Camurria, ci si che vuole. C'è avanti, cosa mi vuoi dire sulla morte di Napoleone? Mi dispiace. Ma quando fu? Io non ne sapevo niente. Ma quando fu? Funerale quando? Vattene a posto. Poi la maestra ha chiesto a tutta la classe: che volete fare da grandi?
il mio compagno ha alzato la mano e dice: io voglio fare il dottore, bravo. La mia compagna: io la maestra, bravo. Poi ha alzato la mano: io Cissi, io da grande voglio fare il pezzo di merda. Non si dicono queste cose, non si dice. Ma poi perché vuoi fare questo? Sì, perché ogni volta che vado a passeggio con mio zio mi dice sempre: guarda, guarda il pezzo di merda in macchina che si è accattato. Tanto per c'è meglio che villa che... È un scimoletto sogno io! Ma mi pigliate per fissi? Che io ogni tanto me ne vado dalla vicina di casa, si chiama la signora Enza, che è uscita? Sì. E l'aria? Come si dice a scafani che è l'aria? Oh, stesso si dice. È troppo l'aria, non si può tagliare. È talmente l'aria che quando taglia la cipolla non chianci, da chianci la cipolla. È troppo brutta. Quando porta da mangiare i cagnolini scappano. Ci lasciano un pezzino, c'è scritto lascia dopo, poi ci pensiamo noi altri. È troppo brutta. È così brutta che quando ha avuto il primo figlio, la cicogna ci lascia o svincolo. Dice: io posso caso vuole su vena a piglia. Troppo brutte, non si può tagliare. L'angelo custode ci va una settimana sì, una settimana no. Ogni settimana non se la senti. Quando i bambini ci hanno il singhiozzo, ci fanno aprire la fotografia. Ci passa subito. E dice che quest'anno devono mettere la fotografia della signora Enza dentro lo scatolo della biochetasi. Così se non digerisci qua biochetasi, ti rovesci qua fotografia. È troppo brutta. Quando è nata, quando nasceu, il dottore non è che ha dato lo schiaffo a lei. No. Ce l'ha detto a sua mamma. Se fanno queste cose. Troppo l'aria. L'altro giorno ho portato il cagnolino a fare la tolettatura, lo shampoo, la commessa, prima tagliò il cane, poi tagliò a Ida. Cucera a turno prima. E c'ha pure l'alito pesante. Infatti arrivò vedova per suo motivo. Una sera si accurcare senza aprire la finestra e suo marito morì occupato. Ci fecero l'autopsia, dice: non è occupamento, è avvelenamento. Eravamo allo stadio, c'era confusione, mi fa: ci penso io. Permesso. Permesso. Arriviamo sole. Signore, pure giocatura. Ho custode nelle rette chiave, dice: qui te vado quando ho finito. Troppo pesante, Ora gli è nata pure una nipotina di 8,5 kg. Troppo grossa. Infatti venne pure un veterinario. Un ginecologo chiamò e ci fa: tagliato, non ti pare veterinario a tia? Troppo grossa. Non l'hanno iscritta all'anagrafe, no? Direttamente al catasto. Che è troppo grossa. La signorenza ci voleva insegnare a camminare e ci faceva: cammina, cammina. Dopo 5 minuti la bambina si mise, corse, scappò una vittima più. Ma mi pigliate per fissa? Io da grande volevo fare il marinaio. Sono andato alla capitaneria di porto, c'era il comandante, mi fa, dice: tu vuoi fare il marinaio? Sì. Dice: ma sai nuotare? Perché nave finero. Andiamo a fare tutta la nuoto, io mai sento. E allora me ne sono andato paracadutista. Eravamo sull'aereo pronti per fare il primo lancio col paracadute. A un certo punto il capitano ha aperto il portellone e mi fa: avanti, buttati un momento. E sono tirato paracadute. Cioè, tu tiri questa corda e si apre quello di emergenza. E sono tirato in un'emergenza. Tu tiri questa corda e si apre quello di sicurezza. Un momento. Sono tirato manco in un'emergenza.
appena arrivi tu fa canciare. E chi sono gli scimonito? E se poi un mo' cangiano? No, no. No, no. Io faccio il bagnino in piscina. Faccio il bagnino in piscina. Solo che l'altro giorno una ragazza in acqua chiamava aiuto, aiuto, aiuto. Io avevo mangiato 5 minuti prima. Ci disse, mi puoi aspettare 3 ore? Non è che mi posso sentire male io. Che poi noi abbiamo fatto il corso di salvataggio, l'abbiamo fatto a Cefalù, abbiamo fatto il corso di salvataggio in mare. Mentre facevamo il corso, un picciottino in acqua si è sentito male. Abbiamo preso da dentro l'acqua, l'abbiamo portato a riva e c'era uno che ci faceva respirazione bocca a bocca. Schifio. Per mia putia amore. Io ci spingevo la pancia e ci usciva acqua dalla bocca, spingevo la pancia e ci usciva acqua, spingevo la pancia e ci usciva acqua, spingevo acqua, spingevo acqua, spingevo. È venuto un altro bagnino e mi fa, vedi che se non ci levo un culo di ninja l'acqua non la finisci giù. Faceva effetto pompa. Mi stavamo asciugando un mare. Ora, ora lavora come autoclave a Valle d'Olmo. Anzi, saluto gli amici di Valle d'Olmo, fate un applauso a Valle d'Olmo, che ci sono amici di Valle d'Olmo. Uffido. Comunque, io vi do solamente un consiglio. Se la notte avete problemi, pensieri e non riuscite a dormire, fate come me. Susitemi. Prendetevi 2 lassativi, 2. Non dormirete lo stesso, ma almeno avete come passare la nottata. Ciao. C'è un personaggio che io ogni tanto faccio che c'ha questa giacca qua. E a Idu ci si diano tutte cose. E ho scoperto che in Sicilia ce n'è assai che ci si diano tutte cose. È vero o no? Pure qua a Sclafani? Vi si dia? Che, ho capito proprio che proprio i siciliani ci si diano tutte cose. A Milano io questa cosa non la posso fare. Però siccome a Milano sono tutti siciliani, ci si dia pure a Idu. Questo personaggio l'ho inventato qualche tempo fa perché magari andavo a comprare una cosa e chiedo, no, mi si dia, ma no, a chi ci si dia tutte cose. Quindi io mi devo cambiare, voi fate un applauso, che io divento proprio chiedo che ci si diano tutte cose, più forte, se no, cioè, non ne sento, cioè, solo per la strada che mi fece, che poi queste strade quando l'hanno aggiustato non si sa. Aggiustate queste strade, per favore. Pronti? Appena mi giro voi proprio capite qua e dite mi si dia, va bene? Mi sto girando, eh? Ah, io ci si dia pure fare sullo shampoo, quindi chi tu chi c'è? Mi si dia? Non c'è bisogno, non sai se non ti si dia. A mia mi si diano tutte le cose. Buonasera. Ma noia. Mi si dia. Avete pure che mi fumai la sigaretta, ma mi si dia. E perché l'accendino, il neghino, il domani. Ma noia. Hai un sapone pronto, ma mi si dia. Ma poi dico, come c'è noia con questo cavolo? A ghirazzappare, ora c'ho. Ma qualcuno va a fare, a mia mi si dice. Mi si dice, ma già nascivo sediato io. Tutti i bambini nascevano a 9 mesi, io nascivo a 1 anno. La dottoressa che mi chiamava, nesci, nesci, io no, mi si dice. Ma noi, mi si dice tutte le cose. Mi si dice. L'altro giorno a casa avevo un ragno, ci voleva sparare un DDT, non lo trovavo, ci sparava la lacca. Il ragno non è morto, ma ora c'aveva i capelli favolosi. È sempre davanti allo specchio.
A proposito di specchio, si rompiva un specchio. Mi hanno detto che sono 7 anni di disgrazia. Parlavo con l'avvocato, forse con 5 anni me ne esce. Ma no, io mi sentivo tante cose. L'altro giorno, l'altra sera ero seduto in un locale, mi ero messo in fondo. Venne uno tanto, dice, lei qua non ci può stare, si deve togliere, questa è l'uscita di emergenza, lei sa levare, se devono uscire le persone a trovare a lei, se c'è un'emergenza si deve togliere. Io trovo e disse, ma scusate, ma secondo te se c'è un'emergenza e tutta a scappare ricca, io mi metto a cattagare con pasta, bisogna primo che ne esce. Ma come ci si dia? Poi volevo pure cenare, chi da me face, la cameriera mi fa, abbiamo un pollo buonissimo, ci sta, mi porta il suo pollo. Mi porto un pollo, la chiamavo, ci sta, è crudo. Impossibile, noi facciamo un pollo buonissimo, capivo, ma è crudo. Lo chef nostro, il cuoco, è bravissimo, capivo, ma è crudo. Ma perché si sta mangiando le patate, è crudo. Ma come non ci si dia? A me mi si diano tutte cose. Poi d'estate vedo gente in spiaggia che a pizza di ombrellone fa per tu, si pare che va a trovare un petrolio. Fa, dice, venutere per tu. Ma come non ci si dia? Che poi per tirare su un bastone devi gridare Excalibur, se non ne... A me mi si dia il ciulazzo di anni. Mi porto solo un pezzo aperto. A casa io 40 ombrelloni. Tutto pezzo aperto, i bastoni sono tutti spiaggi spiaggi, la vista gira a recuperare però, pure a Bagi si dia, io ci voglio andare a Bagi, mi si diano tutte cose, ma noi poi ci sono pure quelli che a mattina si susino per gira a caccia, ma come non ci si dia, ti susai 5 per gira a caccia, va curca a te. Ai 5 di mattina vi chiedo a correre appresso ai conigli, ma curcate! Dico, vuoi andare per forza a caccia, c'è chi per forza? Vai a sparare alle vacche. La vacca è ferma, non si muove, ci puoi dire pure a menzione. Ci puoi dire pure con pigiama, chi non ci interessa niente, chi non si muove, anzi tu non hai pure il tempo di fare un bersaglio, tu poi ci spari, pa! Poi vi dica la vacca, ti tali e ti fa, ma come non ti si dia? A me mi si diano tutte cose. Un amico mio si è aperto un sexy shop. C'è a Sclafani un sexy shop? Nella Magrapri, non ne ho sindaco, non rapemo. Un amico mio si è aperto un sexy shop. Mi dice, mi dice, vieni a trovarmi. Dice, ma che me lo fa, a me mi si dia. Sono passato così 2 minuti, mentre dietro c'è una signora tutta agitata. Scusate, avete vibratori? Sì, signora, tutti quelli che vuole. C'avete pure la marca Molitrox? Sì, signora, ce l'abbiamo. Ecco, mi può dire come sei asciuta, che ancora non abbiamo caputa a me casa. Spiegatevi la travaggia, perché a mia mi si dia. Mi si dia, fate voi, a mia proprio mi si dia, io non mi conto né. Una palestra, dice, vieni in palestra, ti viene ad allenare in palestra, a mia mi si dia, su se mi do un divano per chiedermi a curcare e bere in palestra. Sono passato così per picchiare un caffè, mentre ero là, una signora vicino sulla cicletta che pedalava da 10 minuti era tutta sorata ed emanava anche un odore un poco forte. Ci disse, signora, ma che deodorante usa? Mi fa, si chiama Biancaneve 7 nani. Signora, va a tagliare una bottiglia che secondo me è un nano morito. Si sta morendo rofetto. No, mi si dicono tutte cose. Poi gli amici miei, l'altro giorno, gli amici miei mi fanno vieni, vieni che c'è la maga, vediamo la maga, così ci legge la mano la maga. Io ci sa, mia mi si diano, siamo andati alla maga, chi ti ha picchiato la mano? Ah, vedo un anno pieno di sesso. Un anno. A mia già una volta un mese mi si dia, un anno di sesso. Dice, no, vedo un anno pieno di sesso, ci sa, ma poi io sogno solo, cucù. Mi fa, non lo so, si vede sulla mano, capo. Chissà capissimo subito, però. Chissà ci arrivassimo subito.
No, mi sentivo poi con gli amici miei. L'altro giorno mi fa, facciamo una gita in pullman e ce ne andiamo a Taormina, ce ne andiamo, che ne so, a Rimini, a Riccione, ne andiamo a Roma in pullman. Alla fermata del pullman si ricamparono uno qua a sciatica, uno qua a prostata, uno divorziato, uno depresso, uno disoccupato, ci si rende, che non c'è il suo cartello. A Unina, a San Giovanni Rotondo, così via. Vedremo come torniamo, non lo so. A me mi si diano tutte cose, poi vedo le ragazze ormai veramente l'altra sera in discoteca tutte scollate, ma non c'è motivo proprio. Quando erano belli quei vestitini graziosi, niente, tutte scollate, mezze nude. L'altra sera in discoteca viene una tutta scollata e mi fa, secondo te questo vestito è troppo scollato? Ci se no, Gioia, si vedono solo un po' coi peli del petto. Ma io peli sul petto non ne ho! Allora è troppo scollato il suo vestito. Spiegatevi la trovate, pensateci mai, fate voi, come volete. Da sotto a Capero, Capuro, qua ancora mi italiano. No, mia, mi si dia tutte cose. Anzi, ora mi ne vado, devo andare a recuperare l'amico mio Saverio, cretino. Che ogni volta mia mi dice, ma tu perché non ti fidanzi, ti sposi, ti fai figli? Se no, tutto ciò travaglio. Me ne trovavo una già maritata con figli, va bene a così. Che poi me la so perché dice che io sogno lagnoso. E ci si sta là, un mi sono sul divano, però una tempolata tara. E se dia? Ma no, che poi una volta venne in mia tutta arrabbiata. Ah, tu no, non mi soddisfi, non trovi mai il mio punto G. Disse, ma io non trovo manco i quasette no cascione trovare il tuo punto G. A mia mi si dia. Anzi, ora devo andare a recuperare l'amico mio Saverio, è cretino. Ieri è andato in farmacia, tra sì e ci fa un dottore. E chiedo, che vuole, crema per le mani? No, 5 pacchi di Viagra! Sta atterrando un aereo pieno di modelle, mi devo divertire! Oggi ci tornò a farmacia e ci fa. E chiedo, altri 5 pacchi? No, crema per le mani! L'aereo non atterrò! Sclafane, eh? Comunque, al di là di tutto, io volevo dare anche un bel messaggio alle donne, perché le donne sono per me veramente meravigliose, io ci tengo veramente, che poi uno con l'età, l'uomo con l'età ha dei problemi, ha delle difficoltà. Per esempio, quanti di voi hanno fatto già l'esame alla prostata per alzata di mano? Uno solo. Sì, a Sclafa nella prostata non aveva venuto? No, un amico mio ci è andato, mischino, non c'era mai andato, è andato a fare l'esame per la prostata, a un certo punto il dottore ci fa, dobbiamo visitare la prostata, e dice, di fuori non si può tagliare. Dice, no, si deve abbassare, si deve inchinare, e deve abbassare i pantaloni. Dice, no, a tagliarsi fuori, no, deve abbassare i pantaloni. Mischino, quello si è abbassato i pantaloni, il dottore si è messo i guanti, si è messo dietro e ha cominciato, calmati Giovanni. L'amico mio si gira, ma io mi chiamo Francesco, Giovanni sogno io, calmati Giovanni. Questa domani ve la spiega il sindaco con calma, va bene? Che poi in realtà io vorrei dire alle donne una cosa, donne! No, a Rotino ne senti, già a Caltavuto. Donne, se vostro marito è libero la domenica mattina o sabato mattina, chi tu che è, lasciatelo in pace. Lasciatelo in pace perché un marito cammina casa a casa la domenica mattina, chi tu sta in gabinetto proprio con il pigiama ricoverato così, va a camminare. Poi se vuole ir a curcare, spunta la donna, dai, andiamo a fare spesa, dai, andiamo a fare la spesa, dai, a mangiare a cattare cose, a mangiare, è un marito, ci posso venire con il pigiama? Ma sei tanto a maccattare solo due bottiglie d'acqua, non è vero? Perché appena arrivato al supermercato voi donne avete una pergamena che non finisce mai, una spesa infinita. Arrivato al supermercato la donna diventa il comandante, si mette pure i gradi, comanda Ida e comanda il marito e ci fa, vammi a prendere il carrello!
E un marito ancora con pigiame, ma non andiamo a pigliare due bottiglie d'acqua. Che poi un marito trova sempre un carrello che ha una ruota che funziona, sempre. E tu vedessi i mariti proprio che si sciarriano con carrello cornuto nel camo a pigliare. Disgraziato. Qualcuno si mette in corda e va a fare un culo, può portare così. Alcune mogli al marito ci fanno, aspetta qua che ora torno. E tu vedessi i mariti fermi in capo carrello, che parlano papà di capo treppere, perché muovono solo la testa, su una cosa. Ci manca la scagliola, poi sono papà di... Alcune donne a un certo punto cioè tagliano il marito avanti, entriamo, trasi, proprio vestiti da Giovanna d'Arco qua, spada, trasiamo, vai! Il marito ha preso così, un marito manco sa per non è, perché il marito taglia solo la moglie che aveva una scritta qua, seguimi, e io va presa la moglie e basta. A un certo punto la donna lo confonde, lo destabilizza perché ci fa, vammi a prendere gli assorbenti! E un marito dice, chi solo? Io mi confondo, vieni con me, lì sono, vai, vai! Il marito di fronte agli assorbenti è nel panico. Quali c'è pigliare? Chi si con l'ale? Ci piglio chi si senza ale, chi c'è pigliare? Ci piglio chi si è? Ma chi sono chi si è? Ma qui due sanno so che. Che secondo me quando hanno scelto il nome qualcuno ha detto come chiamiamo chi? Eh? Vabbè, mettici a così, appoggio. Un marito è confuso, quale c'è pigliare? Ci piglio chi sa forma di cartuccia. Ma non si mettono un naso chi? E il suo filo chi è il suo filo? C'è un mio fuoco che scoppia, chi è questa cosa? Che petardo, che cos'è? Chi si quando scatta un naso, che cos'è? Che io quando ero piccolino pensavo che se tu tiravi il filo, le donne con i brazzi facevano così. Solo io pensavo questa miseria. Dai, lo fate tutti o niente, vergogna solo chi si caravante, che vergogna. Che un marito è confuso, quale c'è pigliare? Ci piglio chi si fine fine. Ma chi si assuppano chi? Insomma, un marito piglia un pacco di ogni tipo e va a cercare la moglie. Dov'è la moglie? Reparto shampoo. Perché la moglie che va a cattare lo shampoo, si piglia due giorni di ferie, se la va a leggere tutte. Il marito dorme da 20 minuti in capo al carrello, ma ancora lo shampoo va a pigliare. Eh? E la moglie, devo scegliere quello più nutriente. Perché i capelli dei figli ne mangiano, si nutrono. Ma non c'è un marito a cattare lo shampoo, chi manco si ferma, con il carrello passa. Sono mariti che arrivano con un coccolino di 4 litri, da lì che trovamo? 4 litri, risparmiamo, la moglie è cretino, va posalo, cretino, va posalo. Poi ci sono a volte delle mogli che al marito ci fanno non prendere niente che sei a dieta, non toccare niente. E tu vedi questi mariti mischini che vanno passeggiando vicino alle patatine, alla cioccolata, che mischini volessero pigliare un pacco di patatine, un pacco di qualche cosa, si tagliano attorno, allungano la mano e si sente dal megafono non toccare niente. Ma che ci sono? Le telecamere ci sono? A volte, fateci caso, a volte ci sono dei mariti che si perdono, nei supermercati si perdono, vanno camminando con carrello così. Come se ne esce ricca? E tra mariti dispersi fanno amicizia, io mi perso, io pure. Vieni qua, siamo vicini vicini, mettete qua. Quanto ave che sei qua? 4 giorni. E tu? Io domani faccio un mese. Mi danno uno stipendio. Dai, cerchiamo tua moglie, com'è? Tua moglie com'è? Ma mia moglie è alta, 1,80 m, bionda, occhi azzurri, faceva la modella. E tua moglie? Cerchiamo chi da tua che è meglio, la so. Facciamo un applauso alle donne che sono bellissime tutte, per carità, tutte belle. Poi in queste giornate estive puntualmente capita di essere invitati magari a qualche matrimonio, a voi capita? Per alzata di mano, vi invitano? Lo so che è tardi, è quasi l'una, ma vi invitano? Fino a quando è un matrimonio, due, dice vabbè, ci facciamo un regalo, va bene così. Ma appena iniziano a diventare 5-6 regali da fare in un anno, dice, ma a me binderà la macchina per fare i regali. Inizia a diventare una spesa importante, no?
che poi lo fanno apposta, matrimonio fine luglio, primi di agosto, ai 3 di pomeriggio. Oh cavolo, che tu arrivi in chiesa, veloce, avanti, subito, che tardi, arrivi in chiesa e ci sono 40 gradi e tu sei in camicia, giacca, cravatta, surato. E puntualmente arriva uno che ha surato retia, che ti va a basare per forza. Che tu dici, speriamo come vette, mi vette, speriamo come vette. E si sente, quando ave conneveremo, potremmo stare in un'altra mesata. Tutto surato. Poi spunta l'animatrice, solitamente un'amica della sposa che ci fa, tutti fuori Gizza, tutti fuori Gizza. Ma non tu ci spara a chiesa. Io mi giro a spugliare, fa cavolo. Esci fuori dalla chiesa, dentro ce n'erano 40 gradi, fuori ce ne sono 50, e tu sei in camicia, giacca, cravatta, surato, col riso in mano, che ormai è cotto. Quando escono gli sposi, tu il riso non lo tiri così, auguri. No, ci vuol dire con sangue all'occhio, come se fosse una lapidazione, come se fosse, ripeto, i cornote. Ti stai morendo, oh cavolo, se aspettavo un altri 5 minuti ti tirava l'arancina e ti tirava. Disgraziati. Poi spunta di nuovo l'animatrice, le fotografie. Ma non lo ammazza a chiesta. Io mi chiedo a spugliare. E spunta il fotografo, artista. Si capisce che è un artista perché ci sono 50 gradi, dove la sciarpa, è un artista. Allora mettetevi tutti vicino agli sposi, mettetevi così. Ora mettetevi così, ora prendete le fidanzate in braccio. Che disse? Io mi chiedo a spugliare. Ora, fino a quando la tua fidanzata è normale, tu la picchi in braccio, va bene. Ma un amico mio che è fidanzato con un frigorifero di righe americane, in braccio, come le pigliare a chi? Cucciola, non ti muovere, cucciola. Di quale razza era ippopotamo, cucciolo? 290 kg la chiama cucciolo, ma dir che razza è? Poi fateci caso, arrivate in sala, fateci caso, le donne bellissime, le donne solitamente sono bellissime, ma a un certo punto di pomeriggio tu le vedi sfilare, tutte carine, tutte sistemate, però verso mezzanotte e mezzaluna si trasformano completamente, capite? Sono per i fatterini e vanno camminando per la sala con la faccia di chi pensa... Ai, con scarpe in mano, ai, bene, ci cancia pure la voce, ai, e bene, ai, italiano marito, pigliami una seggia, dammi una seggia, con marito piglia l'acqua benedetta, libera questo corpo, ma chi è posseduta, dammi una seggia, fanno male i peli, ai, no, sono le scarpe nuove e picchiumene quei zoccoli. Pezza di tappina con siauro. C'era bisogno. Poi guardate lo sposo è bellissimo. Di pomeriggio lo sposo saluta amici, parenti, è bellissimo. Ciao, di pomeriggio è bellissimo. Lo sposo di pomeriggio è bello. Poi la sera verso mezzanotte e mezzaluna lo sposo cammina per la sala con la faccia di chi dice aiutatemi. Non me la state solo, mi maritavo, ti sei una minchiata, io a chi sa manca la canuccia. E lui ricorda il giorno precedente, quando si era andato a confessare, finita la confessione, il prete si alza, se ne va, e lui ci fa, padre, la penitenza, non ti sei innamoretare, c'ho penitenza richiesta, io che te dare. Io vorrei fare un augurio di tanta salute per tutti, la salute prima di tutto, ma anche un augurio di tanto benessere. Qualcuno dice i soldi non fanno la felicità, ma manco la miseria, ecco, i soldi aiutano, ma vorrei così augurarvi anche piccole cose, che so, un viaggio, qualche cosa, ma non vorrei che vi finisse come quella coppia che doveva festeggiare 50 anni di matrimonio e da sempre avevano sognato di fare un giro in elicottero, erano felici, però insomma costava assai, ce l'avevano vicino e la moglie ci fa, ah, ma ne facevano un giro, e un marito, no, costa 100 euro, so assai, uno
euro solo. No, 100 euro su 100 euro, su assai. Il pilota sente la discussione, si avvicina e ci fa: voi festeggiate 50 anni di matrimonio? Se volessimo fare un giro, ma 100 euro su assai, 100 euro. Facciamo una cosa. Io vi faccio fare un giro in elicottero e non voglio neanche un euro, a una condizione, che voi non diciate nemmeno una parola. Vabbè. Salgono sull'elicottero, il pilota si diverte, cabrate, virata, testa sotto, la morte, a terra, si gira e fa: bravi, manco una parola. Aisa a mano Vicchiareddu, io quando vedo volare a me mogliere, una parola volia dire, ma 100 euro su 100 euro. E io vorrei chiamare qui sul palco una persona che veramente ho conosciuto questa sera, è stato un grande piacere, una persona molto simpatica, il vostro sindaco Giuseppe Solazzo. Dov'è? È qui da qualche parte, so che c'è, lo volevo chiamare perché anche lui vorrebbe farvi un saluto e soprattutto, ecco, in una serata come questa di festa è giusto che anche il sindaco porti un messaggio, ecco, magari anche, che ne so, qualche progetto, qualche novità, qualche notizia. Mi apri questo? Ci siamo? Sì? C'è? Allora facciamo un applauso a Giuseppe Solazzo, il vostro sindaco. Ciao Antonio. Buonasera sindaco. Veramente un po' mi sentì. Mi sentì. Certo, è l'una. No, anche perché magari qualcuno domani lavora, forse. Sì, sì, no? Ho visto l'orario. Allora, innanzitutto ti faccio gli auguri a te, sei stato no bravo ma bravissimo. Grazie, grazie. Hai saluto una piazza, anzi la tieni tutto. Fate un applauso voi che siete rimasti fino all'una qua in piazza. Insomma, non è questo. Anche perché ho capito che casi ne esce all'11, cioè prima. Sì, sì, no, vabbè, oggi c'era la processione, abbiamo ritardato un pochettino, abbiamo avuto un problemino. È giusto. Risolto egregiamente, fortunatamente. Risolto. Niente, io purtroppo stasera chiudiamo i festeggiamenti del nostro santissimo Ecce Homo, si festeggia qua. Si chiude una bella festa, una bella settimana, e penso che sia un bel modo chiudere con la comicità di Antonio. Almeno io mi sono divertito tantissimo. Vi ringrazio un po' a tutti, io per evitare di dimenticare qualcuno, tanto le ringraziate tutti oggi Don Salvatore, io vi ringrazio. Tutti quelli che ha ringraziato lui, perché poi dimentico qualcuno e faccio brutte figure. Rinnovo l'appuntamento all'anno prossimo, l'ultima domenica di giugno, salvo complicazioni, qualche anno succede. E niente, buonanotte, non so se Antonio continua ancora con qualche battuta. No, volevo... Se hai quinto spazio ci regalano qualche altra canzone. Non lo magari. So se ce lo regalano, non ce lo regalano. Dite, non ce l'ha regalato. No, già sono non ce la regalano smontano. Qualche altra canzone. Adesso ci manderà una sigla. Quindi, i prossimi appuntamenti di quest'estate ci saranno? No, per l'estate ancora ci dobbiamo lavorare. Ci stiamo lavorando. E poi devo dire che c'è un bel fresco, io sono partito da Palermo e c'erano 45 gradi, arrivavo qua e mi va bene, per cui devo dire che si sta benissimo. Quindi fatevi un applauso voi e vi facciamo noi tanti auguri anche a nome dei nostri amici di Quinto Spazio per una bella estate così divertente, e soprattutto rilassatevi e riposatevi qui a Sclafani. Grazie sindaco. Grazie e buonanotte. Tanti auguri, buonanotte, vai con una sigla, grazie a tutti, fatevelo più forte questo applauso. Ciao, grazie, all'anno prossimo con tante novità. Ciao, buon'estate.